solo una cosa, sul cesaropapismo degli imperi cattolici in politica, io direi che possiamo organizzare un'altra serata, anche una decina, però il patto Gentiloni è di fine Ottocento e la fondazione del Partito Popolare è del 19, un po' prima della conciliazione, questo giusto così per ricordare che l'impegno dei cattolici in politica è un po', a parte il manifesto sull'impegno, il manifesto dunque era sull'impegno municipale dei cattolici in Italia che è di primi del Novecento di Sturzo, quindi l'impegno cattolico in politica, sia pure tollerato e poi ufficialmente ammesso, è un po' anteriore al concordato, questo solo così. Poi ripeto, se vogliamo parlare del cristianesimo sociale e del modo in cui esso si è tradotto in politica, penso che dovremmo organizzare una serie di serate, perché l'argomento è vasto e gli origini sono giustamente e legittimamente diverse. Mi piace questo friccico, già vedo la dottoressa Caimi pronta al dibattito politico, quindi la scateniamo. Ho visto arrivare altre due amiche, l'avvocato Anastasio Paoli che saluto, e poi scusate, abbiamo salutato con un applauso il Neoletto Presidente dell'Ordine, abbiamo anche la nostra socia onoraria Neoletta Consigliere dell'Ordine, l'avvocato Lucia. Quindi, grazie Lucilla, quindi questo concorso letterario vi ha portato fortuna, possiamo dirlo così, quindi speriamo di avervi con noi a Pontremoli per le premiazioni. Bene, io passerei di nuovo il microfono per ascoltare questa voce suadente di Maria Luisa Bigai, che ci leggerà invece questo brano del professore un altro di Ungaretti, o no? Allora la omaggiamo perché l'autore mi ha chiesto di non parlare o di parlare poco e di fargli delle domande, quindi intanto credo che questo omaggio della nostra attrice le piace, è contento? Certo. Poi se riusciremo a sistemare questo video, proietteremo il video e dopo le domande le lasciamo a loro, anche perché sfruttiamo un giornalista come Antonio Pascotto, lui le sa fare le domande, quindi saranno difficili, ingegnere. Maria Luisa Bigai. Per chi ce l'ha, per chi non ce l'ha, il libro inizia con una breve prefazione dell'autore e poi con un testo poetico, ed è quello che è stato scelto per questa lettura. Il resto sono racconti e sono in prosa. Lo stile ungarettiano è così, un prologo. Si intitola Domande senza risposta all'ignoto milite. Chi sei? Da quale ventre di mamma sei nato? Chi sei? Hai giocato in un'aia e nei campi di terra battuta, annaffiati di sudore paterno, o in un salone di un austero palazzo, oppure in una stanza di un umbertino quartiere romano? Chi sei? Ufficiale educato nei modi o un semplice soldato appiedato? Cosa avete pensato tu e i tuoi cari al ricevimento del richiamo alle armi, con la cartolina del Regio Precetto in mano? Me lo puoi dire in quale reggimento ti hanno inviato? E la sbobba nella gavetta con cui ti sei alimentato? O eri in elegante divisa alla mensa, ufficiali brindare con un bicchiere di rosso merlot? Chi sei? Nei tuoi scontri sei stato ferito. Chi ti ha curato? Il dolce sguardo di una croce rossina di bianco vestita, e ti sei innamorato. Dopo, a quale fronte ti hanno inviato? Forse dopo una breve illusione di vita normale in licenza di convalescenza nella casa paterna. molto sangue insieme ai tuoi camerati. Avete dello straniero versato, ma la morte assetata con la bilancia in mano ha voluto anche il tuo. Tu, decapitato dalla mitraglia nemica, dove lo hai lasciato gocciolare a brandelli in un cavallo di Frisia di ferro spinato, oppure in un orrido crepaccio nel liberato Cadore, oppure a Caporetto per uno spietato comando dai carabinieri fucilato alle spalle. Poi non mi rispondi. Forse agli affetti terreni sottratto, perché soggetto al segreto di Stato, tu sei venuto fin qui in questo solare sacello per farti adorare dagli illustri signori che per amor patrio ti hanno inviato al macello. Grazie, grazie Maria Luisa, bravissima, grazie, commovente, e sia il testo sia l'interpretazione molto forte questo testo, queste domande senza risposta.